Svegliati Alessandria, oggi è il 28 ottobre 2020, siamo qui in Alessandria davanti al palazzo della prefettura, qui come potete vedere dalle immagini il segno di protesta dei commercianti di Alessandria, con queste tavole apparecchiate per terra. Buongiorno professore. Il titolo della manifestazione è Siamo a terra. Siamo a terra non solo in senso figurato, ma in senso proprio reale del termine. Dopo i 3 mesi di chiusura di questa primavera, adesso quest'altra ammazzata che dà un colpo mortale a un settore dell'economia italiana che è fondamentale ed è vitale per la nostra nazione. Una serie di posti diretti sono in gioco, si parla di 300 o 400 mila posti, ma io penso anche a tutta la filiera, cioè tutti coloro che forniscono attrezzatura, alimenti, qualunque cosa, dalle tovaglie, i detersivi, agli arredi, anche non so, anche la carta, tutto quello che serve per far andare una filiera di questo genere, una filiera che ha un'importanza notevole, una manifestazione molto composta, forse troppo composta, che serve per gridare la disperazione di un settore che ormai è allo stremo. Un settore che non andava, non doveva essere colpito, non ci sono ragioni perché sia colpito, non ci sono, è solamente un atto, non lo so, dimostrativo per evitare che le persone, che i cittadini si possano vedere, non c'è nessun'altra spiegazione, perché allora ci sono altri luoghi che sono pieni di cittadini, gli autobus, i mezzi pubblici, i treni, i supermercati, le botteghe e altre situazioni di questo genere, eppure non sono state toccate, sono state toccate questo settore, un settore delicatissimo che subirà una stretta veramente grave, gravissima. Spostiamoci un attimo, sono state apparecchiate simbolicamente delle tavolate. I bicchieri, i piatti posate. Però quello che penso io è che sì, queste manifestazioni hanno solo il valore di una rappresentanza di un problema, e che però debbano essere sostenute in altro modo. E i cittadini devono prendere la consapevolezza, avere la consapevolezza che dietro a questo disegno, non parlo del disegno politico che riguarda Alessandria, l'Italia, ma del disegno globale. Vediamo che l'Europa è tutta nelle stesse condizioni. C'è qualcuno che soffia per questo tracollo degli stati, tracollo delle persone, l'impoverimento. Bisognerebbe avere delle azioni diverse, colpire chi sta dietro, colpire marchi, multinazionali e altre forze, altre elite finanziarie che sono dietro a tutto questo sommovimento europeo e mondiale. Comunque andiamo oltre e rimaniamo qui in Alessandria. C'è una portavoce che sta comunicando qualcosa, ma evidentemente noi non siamo in grado di ascoltare, lo sentiremo poi da altri canali, vediamo un po' la situazione. Però sono venuta prima un'altra volta.
Ecco qui l'altra parte della piazza, una piazza composta che comunque manifesta il proprio dolore, il proprio disagio, la disperazione di un settore che è colpito in modo duro e ingiusto in una situazione dove l'Italia sta rischiando tantissimo. Ciao Alice, anche tu. Vediamo un po' di vedersi che stiamo per partire. Vi ricordo che la manifestazione si sta svolgendo in contemporanea in 24 piazze d'Italia. 24 piazze d'Italia in questo momento stanno manifestando. Alessandria, Ancona, Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Napoli, Perugia, Pesaro, Roma, Siracusa, Torino, Trento, Trieste, Vasto, Venezia, Vercelli e Verona. In questo momento è iniziato il sit-in in tutte le 24 piazze che ho appena nominato. È una situazione veramente... Diamo ufficialmente inizio alla drammatica. Siamo a terra, il primo atto di questa ora che passeremo insieme è l'esecuzione del silenzio da parte di Simone Del Bene. Dopodiché seguiranno 5 minuti di silenzio vero. Vengono i brividi. La tromba suona il silenzio, la ritirata, un settore che sta entrando in un tunnel spaventoso. Il sindaco e le autorità politiche sono lì all'ingresso del palazzo. Vogliamo lavorare. Vogliamo lavorare. Andiamo via in 5 minuti di silenzio che stanno a simboleggiare la messa a terra, lo stato in cui versano le imprese della ristorazione. Un minuto di silenzio per sottolineare la drammaticità della situazione. Anche noi. Due minuti. Qualcuno ha definito i partecipanti a questa manifestazione dei facinorosi, dei fascioleghisti. A me sembrano solo persone per bene, disperati, che vogliono solo lavorare. Lo slogan è "Vogliamo lavorare". 300.000 posti di lavoro a rischio.
questo lo slogan, il lavoro. Non hanno assolutamente nessun'altra finalità. Tre minuti. L'Italia sta vivendo una situazione drammatica e sembra allo sbando, nonostante le parole che vengono dette ogni sera, la situazione è quella di una povertà che sta avanzando e un PIL che si sta riducendo sempre di più. Un settore che non aveva crisi, non aveva problemi, questo, ma insieme anche ad altri, parlo ad esempio del turismo, è stato messo a terra, completamente demolito. Demolito 4 minuti. Così, d'amblè, in 8 mesi è stato completamente messo KO. Non chiedono sussidi, chiedono solo di poter lavorare. Loro, qualcuno ha detto che la ristorazione, il turismo sono la spina dorsale, la caratteristica dell'Italia, il DNA dell'Italia. Si sta uccidendo la peculiarità della nostra nazione. Dunque una risposta civile e molto composta che però lascia l'amaro in bocca. Di fronte a piazze diverse, qui c'è una civiltà che probabilmente è dovuta. L'applauso. Negli occhi c'è la disperazione, la tristezza di qualcosa che incombe la parola al presidente su tutti della loro. Della provincia di Alessandria, Vittorio Savari, per un suo intervento. Ecco, adesso parla il presidente della Confcommercio Ferrara. Sindaco di Alessandria, presidente della provincia, gli assessori, tutti gli amministratori che può essere qui oggi per in qualche maniera condividere quelle che sono le nostre condizioni. La manifestazione, lo sapete, si chiama Siamo a Terra. Non ha bisogno di molte spiegazioni. Siamo a terra innanzitutto economicamente, perché il settore dei pubblici esercizi quest'anno perderà almeno 27 miliardi di euro di fatturato su 96 di fatturato complessivo nell'esercizio 2019.
e sono a rischio oltre 300.000 posti di lavoro, un numero francamente impressionante. L'ulteriore imposizione della chiusura alle 18 costerà da sola oltre 2 miliardi di euro di fatturato. I nostri esercizi, i bar, i ristoranti, le pizzerie, i catering, le discoteche, le sale da ballo, eccetera, sono percepite comunemente come una parte importante della vita di questo paese. Perché tutti i giorni, bene o male, la gente viene da noi a prendere il caffè, a mangiare, lo fa anche la domenica, lo fa nelle occasioni in cui si ritrova, nelle occasioni memorabili della vita di ciascuno di noi. Quello che sfugge a molti è che i ristoranti, i bar e quant'altro sono innanzitutto imprese, con i nostri bilanci e i conti da far tornare a fine giornata o a fine serata. Siamo più di 300.000 e diamo lavoro a più di 1.200.000 persone in tutta Italia. E sulle nostre imprese vive un indotto importante, l'indotto, la filiera del cibo, la filiera agroalimentare, a cui ogni anno acquistiamo merci per 20 miliardi di euro. Siamo una parte fondamentale dell'identità italiana. Siamo la prima ragione per cui un turista straniero torna in Italia dopo esserci stato, per come si mangia, per come si consuma. Siamo le braccia e la faccia della filiera dell'enogastronomia, che è un vanto del paese. Siamo di fronte a una tragica emergenza sanitaria, questo devo dire, credo tutti noi lo comprendiamo. Subiamo però da mesi la confortante definizione di attività non essenziali ogni volta in cui la situazione si complica. Eppure tutte le attività economiche sono essenziali quando producono reddito, occupazione e servizi. E tutte le attività sono sicure. Bravo, bravo, bravo. E tutte le attività sono sicure se garantiscono le giuste regole e attuano i protocolli sanitari assegnati. E noi li abbiamo applicati accollandoci spesso costi importanti e responsabilità spinose. Per questo infine siamo a terra moralmente. Perché dopo tutto questo tempo, a quasi 8 mesi dal primo lockdown, non veniamo considerati alleati dell'ordine pubblico e non vediamo riconosciuto il nostro valore sociale, ma ci sentiamo usati ancora una volta come capro espiatorio di socialità per controlli che mancano e misure di organizzazione che stanno di. Bravo! Ci stimola l'incertezza e ci demotiva l'instabilità. In un'insensata gara all'untore che ci costringe a dire con forza: non siamo noi i responsabili della curva dei contagi, non siamo il problema, possiamo e vogliamo essere parte della soluzione. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Siamo a terra ma non ci arrendiamo né abbiamo intenzione di farlo. Innanzitutto perché siamo mandroni. E i mandroni non l'hanno mai perduto. Poi lo diciamo con il pensiero che va agli amici e colleghi che hanno chiuso definitivamente, e a quelli che si sono tolti la vita o hanno perso la voglia di vivere. Oggi siamo in 24 piazze anche per loro, per dire a tutti che un'altra strada è possibile. E anche per loro ci vogliamo rialzare. E possiamo e dobbiamo farlo insieme. Insieme per quel senso di solidarietà che da sempre appartiene al nostro settore e che oggi attraversa le piazze d'Italia. Insieme, lasciatemelo dire, perché solo insieme un piccolo bar, un ristorante di provincia, un locale amato nel quartiere o nella città,
ma piccolo per definizione rispetto alle dimensioni nazionali, può far sentire la sua voce. E questa voce, fatemelo dire, è la voce di Fitte, è la voce del buon commercio. Molti dei provvedimenti che vi hanno, ci hanno interessati, l'ho detto l'altra volta, quando ahimè abbiamo dovuto trovarci qui davanti, molti dei provvedimenti che hanno consentito alle aziende della ristorazione, ai bar, eccetera, di tirare avanti durante il primo lockdown, non sono stati un'elargizione da parte dell'autorità. Sono state frutti di una dura contrattazione, sia a livello nazionale che a livello locale, a livello regionale, a livello provinciale. Questa è la verità. Credetemi, se qualcosa si porta a casa, lo si porta insieme, a casa insieme. E consentitemi, come già avevo fatto l'altra volta, di ringraziare le persone che questo carico si prendono sulla schiena tutti i giorni. A cominciare, visto che siamo in Alessandria, dalla direttrice provinciale che mi regge il microfono, dal vice direttore che mi regge l'altro, e da tutti i ragazzi della squadra. Bravo, bravo. Che credetemi, non contano le ore. Non contano le ore di lavoro. Non è certamente gente che viene a lavorare con il solo obiettivo di portare a casa lo stipendio, ma lo fa con grande passione. Bene, il governo ha preso provvedimenti ieri per garantire ristori indennizi dalle perdite di fatturato. Devo dire, non vogliamo essere disfattisti. Apprezziamo gli impegni, non hanno messo sul piatto pochi soldi visti nel loro complesso. Però esigiamo, dopo mesi di burocrazia, che questi denari arrivino non presto ma subito. E speriamo che arrivino accompagnati da interventi di mitigazione dei costi a partire dal credito d'imposta sulle locazioni che girato al proprietario eventualmente ci consente di ridurre realmente i costi d'affitto, tra il prolungamento degli ammortizzatori sociali e dalla cancellazione di impegni fiscali oltre che alle moratorie dei pagamenti. Gli indennizzi al settore sono un atto dovuto, non una misura compensativa, perché nulla può compensare la negazione del diritto al lavoro. Queste misure sono necessarie per cercare di tenerci in piedi. Chiediamo con forza che si renda giustizia a un settore che oggi è sì a terra, ma che vuole tornare a correre e a correre con le proprie gambe. Lo chiediamo per la storia delle nostre imprese, per il presente delle nostre famiglie e per il futuro dei nostri figli, delle nostre città e del nostro paese. Grazie. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Questa, giudicate voi, è la piazza che qualcuno ha definito di facinorosi. In Alessandria, se si vuole raggiungere e portare il suo pensiero, ringraziandolo per la presenza, sì, così come ringraziamo tutti gli amministratori, ma soprattutto ringraziamo tutti voi che avete lavorato con le chat, con la vostra parola per essere qui oggi. Ringraziamo chi ci ha aiutato ad allestire questo catering simbolico, quindi grazie a... Vedo molti politici della maggioranza, non vedo nessuno dell'opposizione in questa manifestazione di solidarietà. Riusciamo a sentire? Beh, poche parole, ma spero che comprendiate che vengono dette col cuore. Mi è piaciuto il discorso del Presidente, in particolare quando sento dire che è un settore che vuole correre con le proprie gambe. Questo, permettetemi, la cosa più bella che sento dire, perché questo vuol dire che c'è la voglia di intervenire, di fare, di lavorare, e capisco qual è il rammarico di questi giorni, perché ciò che è stato fatto toglie la possibilità di correre con le proprie gambe. E questo credo che sia un affronto pesante nei confronti di chi, e ve lo dico col cuore, non solo ha subito nei mesi precedenti,
ma ha anche investito per far sì che la propria attività potesse procedere in sicurezza. Bravo! Quindi voi siete stati coloro che hanno investito nel proprio lavoro perché credono nel proprio lavoro. Essere di nuovo colpiti credo che sia una cosa veramente deprecabile, inaccettabile. Si colpiscono sempre gli stessi. Quando è stato detto, non ho voglia di far polemiche, ma la responsabilità di questa risalita di curva dei contagi nulla ha a che fare con coloro che operano nel commercio. Bravo! E per questo che oggi sono qua con voi, munito di faccia, che vuol dire tutto, vuol dire niente, ma ha un significato profondo, perché non rappresento me stesso. Io oggi vorrei rappresentare l'intera comunità alessandrina e, se mi permettete, vorrei rappresentare anche in qualche modo gli altri sindaci della provincia per esprimere la vicinanza a tutti voi, il convincimento che questo correre con le proprie gambe sia necessario per la nazione. Bravo sindaco. Bravo, 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 bravo parole. Grazie al sindaco di Alessandria, grazie ancora una volta. Un bel discorso, molto solidale, molto vicino, e speriamo che nella loro limitatezza possano intervenire concretamente ad aiutare un settore che è fiaccato ormai da mesi anche di colpevolizzazione. Hanno investito, sanificato, comprato plexiglass, diminuito i posti, sanificato e reso più sicuro, e non è stato sufficiente. Soldi buttati al vento, qualcuno non ne ha tenuto conto e siamo in queste condizioni. Suicidi, chiusure, povertà, questa è la prospettiva che per molti di loro potrebbe anche avvicinarsi. Bisogna essere vicini, solidali, e con tutti gli esercenti della città torniamo a comprare nelle botteghe nostre. Lasciamo le catene multinazionali, non compriamo il meno possibile sull'online, perché queste uccideranno e sono comunque con causa anche di questa crisi spaventosa che sta colpendo le società occidentali e quelle italiane in particolare. Bisogna colpire gli interessi di queste elite globaliste. Come si chiama? Della K. Adesso dovrebbe parlare, professore, il presidente della provincia. Possiamo, si può interrompere. Adesso interrompiamo momentaneamente questa diretta, la riprendiamo appena ci saranno altre persone che saranno i microfoni. A dopo. Ecco, il Presidente del Consiglio Locci, ci può dare una descrizione, un suo pensiero su questa manifestazione? Mi sembrava doveroso essere a fianco di questi imprenditori alessandrini che sono stati duramente colpiti dall'ultimo DPCM. In ginocchio. Hanno davvero
pagato e investito molto per cercare di essere a regola più di tanti altri settori, perché loro hanno introdotto tutta una serie di iniziative che hanno un costo, hanno limitato il numero dei clienti, le sanificazioni, i plexiglass, di tutto, e adesso si trovano a dover chiudere quando ci sono ben altre situazioni di rischio di contagio. Sicuramente non lì dove quando entri hai la mascherina, ti siedi al tavolo distanziato, registrano il tuo nome, rilevano la temperatura. Ma mi sembra davvero assurdo, e quindi era giusto anche come rappresentante delle istituzioni oggi essere qua a fianco della manifestazione dei pubblici esercizi e della ristorazione, che oggi qua hanno voluto manifestare in maniera molto civile e anche toccante, devo dire, sentendo le parole del presidente, il loro disagio in questa situazione. Non vedo nessuno dell'opposizione No. Secondo la propria sensibilità, neanche a livello personale, vicino o meno, io rispondo delle mie azioni, certo. Ognuno sceglie liberamente. Certo, va bene, grazie a Locci. Facciamo un giro di qua, professore. Facciamo ancora un giro di qua, ecco che si alzano in piedi. Un applauso. Stiamo cantando insieme e al termine del inno, però per favore ci risediamo ognuno nella propria posizione. Ancora qualche secondo. Prendi la rete. Possiamo partire con l'inno prima meno. Viva l'Italia! I partecipanti stanno cantando tutti l'inno d'Italia sommessamente, in silenzio, che ricordano certi cori dei nostri soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Sentite, sottolineano con commozione l'inno nazionale. Presente alla giunta, lì davanti a noi c'è il vice sindaco Luzzi Langhi, l'assessore al commercio, sono proprio lì alla destra, Ciccaglione. Parte della manifestazione che si concluderà poi così come è iniziata, quindi con l'esecuzione del cliente e con una delegazione che salirà in prefettura a consegnare al prefetto, quindi ovviamente la rappresentanza del governo, l'appello che sostanzialmente che ha letto prima. Chiedo a Michael Giulio, che è rappresentante provinciale di una categoria che è collegata alla FIPE, che è quella dei locali di trattenimento, che stanno vivendo come tutte le aziende della ristorazione in generale nel nostro comparto, quindi del merito, del turismo, dei servizi,
mesi ormai, tanti mesi, è davvero difficile. Il nostro rammarico, ma un po' quello di tutta la somministrazione, è il fatto che siano passati 8 mesi e ci troviamo ancora qui vittima di blocchi, per certi versi sicuramente giustificati dal fatto che questa situazione e questa emergenza sanitaria sembra davvero limitarci molto, però è anche vero che dobbiamo rendercene conto una volta per tutte che parecchie persone stanno male e vanno tutelate, non solo i nostri clienti, anche i nostri dipendenti, ma anche le nostre aziende. La maggior parte di tutti questi contagiati sono asintomatici, quindi bisogna fare differenza tra chi è malato e chi è diciamo tacciato da un tumore come contagiato. Questi ristori vanno impiegati immediatamente, questa pioggia di miliardi che il nostro Premier promette da mesi e mesi non sono arrivati a nessuno, o comunque sono arrivati in limitata parte. Anche i nostri dipendenti, che si vedono prolungata e prolungata la cassa integrazione, a parecchi di loro non è ancora arrivata. Noi siamo qui oggi ed attiviamo una manifestazione importantissima di un'associazione che ci è sempre vicina e ringrazio a nome di tutti. Siamo qui nel pieno rispetto delle regole, come è giusto che sia, perché dobbiamo essere da esempio per tutti e l'abbiamo sempre fatto. Però è anche vero che se da qui a poco le cose non dovessero cambiare, siamo pronti ad altro tipo di manifestazioni. Non certo violente, non certo strumentalizzate. Sì, benissimo. Ma la maggior parte delle imprese che fanno parte di questo settore sono pronte a sostenere. E questa volta tutti insieme. Questa volta non ci saranno divisioni. L'abbiamo dimostrato a luglio, dopo 30 anni, che gli imprenditori, anche alessandrini, anche in una provincia, in una città, sicuramente non al culmine dei successi economici, hanno voglia di dire la loro, hanno voglia di dare una nuova luce a questa città così grigia e vogliamo mettercela tutta per combattere questa crisi e soprattutto rialzarci, non con i sussidi dello Stato, di cui non abbiamo bisogno, se non ci obbliga a chiudere. Hanno ribadito che non vogliono rialzarsi con i sussidi dello Stato, ma vogliono farlo con le loro forze, se naturalmente gliene si dà la possibilità. Noi vogliamo lavorare, questo è lo slogan. Soprattutto io penso che anche a nome del Presidente, credo che il ringraziamento più grande vada a tutti voi e credo che questa manifestazione sia in volta forse oltre misura, nel senso che apparecchiare la terra era ovviamente il simbolo della messa a terra del settore, però anche della voglia di rialzarsi, ma credo che la capacità di condurre una manifestazione così, nel pieno rispetto delle regole, ordinata, determinata ma educata, pacifica, credo che sia la dimostrazione di quello che gli imprenditori del nostro settore sanno fare, cioè rispettare le regole. E quindi nel rispetto delle regole è necessario, è dovuto consentire loro di continuare a lavorare e ad aprire le proprie attività. Dicevo ancora qualche minuto prima di chiudere la manifestazione e quindi chiuderla con il silenzio e con poi la delegazione che salirà appunto in prefettura a consegnare quello che è il nostro appello. Colgo l'occasione, già che siamo qui e che ci sono tanti rappresentanti delle nostre istituzioni, non soltanto
ma anche provinciali, è presente la stampa, per ricordare i numeri del nostro settore, del nostro territorio. Ci sono 23.463 imprese della ristorazione, di esercizi, che occupano 32.140 lavoratori. 32.000 dipendenti in provincia di Alessandria. Del nostro settore nella nostra regione, un settore fondamentale, certamente, come abbiamo detto, per le ricadute economiche e occupazionali, ma come si diceva prima, una gravissima ricaduta occupazionale se va avanti ancora questo blocco. Perderanno il posto o comunque avranno dei problemi occupazionali centinaia e centinaia, migliaia di persone, e naturalmente quello che si è detto anche prima, un indotto che va in malora. Un indotto significa tutti i fornitori, dal cibo all'attrezzeria, alle cose di consumo, al materiale di pulizia e tutto quello che può servire per far funzionare appunto la ristorazione. Un danno enorme, ingiustificato, perché i luoghi di contaminazione, se così vogliamo chiamare, sono ben altri, non certo i ristoranti o i bar dove sono state messe appunto tutte le precauzioni, le cautele richieste volta per volta dal comitato tecnico scientifico, comunque dai protocolli. Sono stati anche fatti degli investimenti da parte dei commercianti, ma questo alla fine è stato il risultato. Una situazione quasi surreale di una piazza composta e dignitosa di fronte a una drammaticità e a un futuro molto molto fosco che si presenta per gli addetti al settore. Una mazzata inaspettata e, ripeto, ingiustificata, che ha forse, qualcuno lo ha anche detto, che ha solo una funzione punitiva in qualche modo, per evitare luoghi di incontro e di conoscenza e di adesso aspettiamo il termine della manifestazione con il suono del silenzio e poi chiudiamo qui la nostra diretta. Sì, cioè, vediamo anche il presidente della provincia che parla col vice sindaco Buzzilanghi. C'è l'assessore al commercio che viene intervistato lì dietro quel segnale stradale. Bene, il sindaco, l'assessore Lumiera
e ci cambiamo. Ecco. Aspettate però con il silenzio, anche perché giustamente in questo momento abbiamo solo il pranzo come servizio, quindi alle 12:15 è giusto che chi deve andare a fare lo faccia. Chiudiamo la manifestazione ascoltando ancora una volta il silenzio e poi vi chiedo per cortesia di lasciare la piazza rispettando sempre il distanziamento e quindi in modo quanto più ordinato possibile. Grazie a tutti. Ecco, sulle note del silenzio lasciamo questa piazza. Speriamo che le disposizioni vengano ritirate, comunque attenuate. Chiudiamo qui con la speranza che qualcosa possa cambiare e che il settore possa trovare la forza per non soccombere. Arrivederci a tutti.